pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. L'opposizione immaginava o sperava in una debacle istantanea, un'implosione improvvisa, e invece no. L'esecutivo di Giorgia Meloni regge alle leggi di bilancio, alle frizioni fra alleati, ai rimbrotti della Commissione Europea sul contante e i pagamenti elettronici, per dire, e fa quello che deve fare, governa. Il PD invece passa il suo tempo a lagnarsi. Si lagna per esempio dello spoil system, dicendo che è in corso un assalto ai vertici della pubblica amministrazione. Ma perché? Quando il centrosinistra ha governato, che cosa è successo? Non ha forse scelto di mettere a capo delle partecipate e dei vari istituti che fanno capo al governo le persone che riteneva adeguate al ruolo? Per il resto, insomma, ci sarebbe un dettaglio. Beh, ci sarebbe un congresso di cui occuparsi. Ora, io capisco che si possano fare tranquillamente due cose insieme, fare opposizione e scegliere il nuovo leader. Ma se c'è qualche difficoltà di coordinamento, meglio concentrarsi su una cosa sola. Fra un mese o poco più, d'altronde, ci sarà l'elezione del segretario del Partito Democratico. Dovrebbe essere un momento essenziale per la vita di un partito che ha perso le elezioni a settembre e che, anziché trovare immediatamente un nuovo leader, ha preferito procrastinare a tutto vantaggio dei vecchi gruppi dirigenti che stanno semplicemente scegliendo qual è la parte meno scomoda da sostenere. Sicché è tutto un preoccuparsi di norme, di date, di modalità. Il PD è malato di proceduralismo, è alla ricerca di una procedura, non di un'idea. Non di una soluzione per togliersi dal pantano in cui si è infilato. Intendiamoci, il PD si è sempre comportato così. Ricordo discussioni di settimane per regolare le primarie di Firenze vinte da Matteo Renzi nel 2009. Anche lì era tutto un fiorire di norme, codicilli. Oggi, anziché evocare un dibattito sul lavoro, sull'economia, sull'ambiente, sulla scuola, sulle linee di frattura che attraversano la società, si ragiona su come fare il congresso nel PD. Tra l'altro, non è che mancano mesi, ma poche settimane, quindi le regole chiare ci dovevano già essere. Invece il PD sembra essere sempre alla ricerca di un autosabotaggio. Al PD manca una comunicazione, intesa come narrazione politica. Con Walter Veltroni c'era l'idea dell'autosufficienza, della vocazione maggioritaria, un partito che si candida a guidare da solo il paese. Con Renzi è arrivata l'idea della rottamazione, della sostituzione di una classe dirigente sconfitta dalla storia. Con Enrico Letta davvero non so quale sia stata l'idea e quale potrebbe essere oggi la sua eredità. Sono tutte cose di cui non si parla nel PD, dove si preferisce casomai ragionare su Renzi e il renzismo sul renzismo e Renzi, insomma, su uno che non è più segretario del PD da 5 anni. L'unica cosa certa, davvero certa, è che il centrosinistra italiano non sembra poter prescindere da un rapporto con il Movimento 5 Stelle, il che è un problema grosso, come ben si capisce, dagli anni di subalternità culturale al populismo dei 5 Stelle. Altro, insomma, che comitati dei saggi per la costituente. Al PD serve un ricostituente.